Gaetano Quagliariello, primo congresso provinciale di Idea. Dove sta andando questo movimento? Innanzitutto è un onore poterlo celebrare e dire anche che ci sono diverse centinaia di iscritti, cosa che non è del tutto scontata, e dire che gli organi questo movimento li elegge democraticamente. Qui si vota e si sceglie. Tutte cose, diciamo, che oggi non sono tanto di moda. Infatti questo vuole essere un po' un movimento anticonformista. Dove vuole andare? Il nome, Idea, vuol dire identità e azione. La politica è tante cose, ma politica vale la pena farla soltanto se ci sono delle idee al centro. Noi queste idee le abbiamo e sappiamo anche che il mondo sta cambiando, che non è più quello di una volta. Ci sono nuovi player a livello mondiale, penso a Apple, a Google, a Facebook, penso a una globalizzazione che sta cambiando fase, nella quale le conoscenze sono sempre più importanti, penso infine a un ordine mondiale completamente diverso da quello che conoscevamo. Con tutte queste cose chi fa politica si deve confrontare. E lo deve fare a livello nazionale, lo deve fare qui, mettendo anche qui al centro le idee. Noi abbiamo una regione che ha perso il centro di gravità permanente, avrebbe detto Battiato, dove non c'è più un equilibrio tra coste e aree interne. E abbiamo in questa provincia, in questa terra, da non solo difendere le aree interne, ma da non far spegnere i riflettori sulla realtà dell'Aquila. Quindi l'idea portante per lo sviluppo dell'Abruzzo qual è, partendo dalle aree interne? Vede, per le aree interne si devono fare tante cose a livello legislativo nazionale. Penso per esempio a una legge che identifichi la macroregione del centro Italia, che corrisponde grosso modo al cratere del 2016-2017. Penso a una legge nazionale sui parchi, penso a una legge sul sisma, che oggi non c'è ancora, non abbiamo una legge nazionale. Penso a un testo unico sulle emergenze, penso a una legge speciale per i campus nelle aree interne. E poi si devono fare delle cose dal basso che riguardano ad esempio le infrastrutture. Qui stiamo chiudendo le strade provinciali, tra breve rimarremo bloccati. Penso a sfruttare le nuove tecnologie per poter lanciare a livello nazionale i tanti produttori di qualità che ci sono in queste terre. Penso ai cammini dello spirito, al turismo religioso, che è anche turismo laico ormai e che può essere una grande risorsa. Ecco, tutte queste cose, in realtà c'è un'agenda incredibile e poi c'è un'azione quotidiana, perché qui la ricostruzione si sta bloccando, le caselle si stanno svuotando, non c'è più chi firma i provvedimenti e noi non ci possiamo fermare a questo punto. Abbiamo un compito che è un compito storico e che giustifica un impegno politico. Quanto il congresso di oggi serve anche come volano per le prossime elezioni regionali, considerando che ci sono dei nomi che sono intervenuti, dei nomi papabili come presidenti della regione Abruzzo? Io credo che questo sia stato un buon segnale. Questo congresso ha riunito, come lei dice, dei papabili, ha riunito anche tra virgolette dei cardinali della politica, perché dei parroci e poi dei fedeli, cioè ha riunito una comunità ed è quello di cui la politica ha oggi bisogno, il centrodestra ha bisogno. Credo che il sindaco dell'Aquila abbia detto una cosa molto giusta, molto vera: il centrodestra a volte vince quando nessuno se lo aspetta, come è accaduto all'Aquila. Ma se non sta attento può anche perdere quando nessuno se l'aspetta. Noi certamente abbiamo un grande vantaggio in queste elezioni regionali. Questo vantaggio ci viene da due cose.
Il primo, gli errori, la prima sono gli errori che sono stati fatti dalla precedente gestione. E i cittadini queste cose non se le dimenticano. La seconda è che noi abbiamo una classe dirigente e diciamo gli altri che potrebbero vincere queste elezioni, cioè il Movimento 5 Stelle, non ce l'ha. Ecco, questi sono i due grandi vantaggi, però dobbiamo non dormire su sette guanciali, non essere sicuri e soprattutto dimostrare alla gente che questi sono effettivamente dei vantaggi. Non paga sempre, anzi a volte rimane un po' così, fa più rumore quelli che urlano, che strillano, che dicono magari...